Questo programma vi è presentato da Viaggio e Vedo. Anni di esperienza ed una grande passione per i viaggi ti aspettano nell'agenzia Viaggio e Vedo. Professionisti del turismo organizzeranno, oltre alle tue vacanze, viaggi e liste nozze, crociere, viaggi di gruppo, soggiorni in castelli, escursioni in barcavela ed agriturismi. Prenota la famosa passeggiata romana a soli 25 euro cena inclusa. Inoltre biglietti d'aereo, traghetti, alberghi e viaggi per tutte le tasche, con weekend a partire da 99 euro a coppia. Visita il sito viaggioevedo.it o la pagina Facebook Cuore e Coccole. Agenzia Viaggio e Vedo, a Roma, in via Bartolo Longo 1, telefono 06 41 036 36. Viaggio e Vedo, protagonisti del tuo tempo libero. Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti da su Radio Vacanze, Gianluigi. Oggi è il 20 di gennaio e parleremo appunto della Grande Guerra, l'Italia ascolta il Piave, questo nostro programma veramente che ci sta dando tante soddisfazioni, proprio perché raccontato dalla gente per la gente, come deve essere giusto che deve fare la radio. Ricordiamo che i nostri studi in Roma, qui in via Bartolo Longo 1, sono sempre pronti a ricevere le vostre richieste, informazioni, argomenti, essere inseriti in scaletta e anche per quello che riguarda poi le spiegazioni sulla crociera del centenario, di cui parleremo tra poco. Bene, allora senza altri dubbi, lasciandovi soltanto il tempo di prendere gli appunti per i numeri di telefono per entrare in contatto con noi, che sono 06 410 16 80 oppure 06 410 36 36, ma potete mandare anche un SMS al 320 46 87 503 con appunto la vostra richiesta. Vorrei parlare di vi accontenteremo sicuramente, è un grosso sempre piacere. Bene, oggi con la puntata ci saranno delle sorprese che vi faranno veramente sorridere. Come sempre si parlerà degli argomenti legati alla Grande Guerra nell'occasione del centenario, e come nostro sempre consueto apriamo con Danilo Chiaro, il nostro scrittore, il nostro amico, che ci racconta anche oggi un libro che riguarda la Grande Guerra. Ascoltiamo il nostro amico Danilo e poi entriamo nel vivo della trasmissione. Buongiorno a tutti e benvenuti in questo martedì 20 gennaio nell'angolo culturale di Danilo Chiaro, nella rubrica L'Italia ascolta il Piave. Anche quest'oggi parlerò di un libro che è basato, ambientato durante la Grande Guerra, la Prima Guerra Mondiale. Il libro che ho scelto oggi è un libro molto famoso che direi ha segnato un'epoca. Il titolo è Niente di nuovo sul fronte occidentale. Diciamo che la Prima Guerra Mondiale fu caratterizzata dalle trincee, che erano dei stretti fossati scavati nella terra per circa 2 metri di profondità. I soldati vivevano letteralmente nelle trincee e la vita in questi ambienti era molto dura, difficoltosa, ma soprattutto era priva di condizioni igieniche accettabili. E questo stile di vita tipico, diciamo, viene raccontato, romanzato in questo romanzo. E la storia descrive appunto gli avvenimenti che accadono sul fronte tedesco in terra francese, il fronte occidentale per l'appunto. Questo è sicuramente uno dei capolavori del XX secolo e vorrebbe esprimere un messaggio di pace in realtà, parlando appunto della crudeltà, dell'inumanità, della durezza della guerra. L'autore, però, Marquez, non esprime la sua posizione, racconta semplicemente come farebbe un cronista, un giornalista di alto livello. E che fa? Ci racconta della vita durante la guerra, durante la trincea. Il protagonista è Paul Baumer. Lui e i suoi compagni di classe, compagni della scuola superiore che sono prelevati direttamente dai banchi di scuola, dall'esercito tedesco. Questo per essere spediti al fronte, dove vivranno sulla loro pelle, diciamo, una vita fatta di distruzione e morte. A quel punto la loro esistenza diverrà soltanto sopravvivenza, diciamo. Non ci sarà più pudore, non ci sarà disgusto. In trincea si baderà solo a sopravvivere. Il resto non conterà più nulla. Non conteranno i topi, le grida dei feriti, i rumori della guerra. Ciò che conta è mangiare, evitare le granate e stare al caldo. Il resto è niente. Una parte che, des-
descrive esattamente le condizioni disumane della quotidianità di quelle condizioni, sono narrate nel sesto capitolo. L'autore ci dice: fuoco tambureggiante, fuoco di interdizione, cortina di fuoco, bombarde, gas, tanks, mitragliatrici, bombe a mano. Sono parole. Parole, ma abbracciano tutto l'orrore del mondo. Abbiamo i volti incrostati di fango, le teste vuote, siamo stanchi morti. Quando viene l'attacco, certuni bisogna svegliarli a suon di botte perché camminino. Gli occhi infiammati, le mani graffiati, ginocchi sanguinanti, i gomiti distrutti. Come dice lui, sono parole, ma sono parole che se ci riflettiamo riflettono esattamente i pensieri delle persone che hanno fatto la guerra. Il romanzo finirà, diciamo, con una tragedia, la morte di molti compagni, svuoterà completamente di morale e di senso civico lo scrittore, che fra l'altro è un romanzo autobiografico. L'epilogo ovviamente non è felice e lo si intuisce, ma ciò che conta è che Remarque riesce a descrivere in modo stupendo sia la durezza sia la tristezza della guerra, ma anche la profonda e sincera amicizia che nasce tra i camerati. Lo stesso legame che nasce in un momento disperato della vita. È soprattutto quest'ultima parte del libro che più affascina, diciamo, l'amicizia del protagonista con i suoi compagni di sventura. Questo viene narrato in un modo molto coinvolgente, travolgente, e lui dice che chi non l'ha vissuta non potrà mai capire cosa sia stata una guerra, ma senza dubbio il modo migliore per rendersene conto è leggerne un libro per l'appunto come questo. Vi saluto. E vi do appuntamento alla prossima settimana. Arrivederci. Ecco qua, Danilo Chiaro ha comunque il modo di raccontare che sicuramente fa suo ogni persona che l'ascolta. Lui nel trasmettere ciò che legge è veramente, penso, unico nel suo genere, come deve essere ogni scrittore che racconta i suoi e i libri degli altri. Questi libri che poi hanno formato per tante generazioni, lo stesso noi degli anni. Tra gli nati appunto tra gli anni 50 e gli anni 60 hanno formato queste generazioni che leggevano appunto nulla di nuovo dal fronte occidentale. Era una specie di pietra miliare nella formazione diciamo, di noi che abbiamo frequentato la scuola in quegli anni. Bene, oggi invece parleremo, ci spostiamo un attimo di liceo e parleremo della Regia Marina. E lo faremo insieme a Roberta, la nostra guida del Friuli Venezia Giulia, ma non prima di non aver ascoltato perlomeno cos'è l'inno della Marina Militare, della Regia allora e della Marina Militare oggi. Thank you.
Grazie allora alla nostra banda della Marina Militare Italiana e che praticamente ha sicuramente un pezzo di storia non indifferente nella Grande Guerra, perché noi raccontiamo sempre dal Carso al Piave, al Tagliamento, all'Isonzo e le varie cime, ma non ci scordiamo che anche sul mare fummo veramente impegnati e il loro impegno ne è testimonia uno dei più grandi, secondo me, se vogliamo dire, un po' pazzi, il comandante appunto Luigi Rizzo. Ma ci racconta tutto Roberta, la nostra amica Roberta Bressan, da guida da Trieste, ed è poi la compagna delice dei gruppi che facciamo noi con la Viaggio Vedo per andare a visitare i luoghi della Grande Guerra. Sentiamo Roberta e ancora che Santa Barbara protegga tutta la Marina Militare Italiana. Buongiorno, buongiorno alla nostra amica Roberta, guida del nostro Friuli Venezia Giulia. Roberta Bressan, voglio raccontare il ruolo della Marina, almeno in parte della Grande Guerra, del comandante Luigi Rizzo. Marina, allora le dico: Roberta, come stai? Ecco, Buongiorno, ben ritrovati. sappiamo che Allora, oggi sì. parlando di tante armi, oggi parliamo di Marina. Adesso io vorrei chiederti a noi, perché 100 persone hanno ascoltato i nostri racconti. Ma sicuramente, ma sicuramente. Allora, oggi avevamo appunto questa cosa di parlare un po' della Marina, perché c'è questa doppia veste, no? L'Adriatico ha una riva italiana e una riva che è multietnica, perché Certo. oggi c'è la Slovenia, la Croazia e tanti altri. Ma all'epoca non dobbiamo dimenticare che Trieste era il porto più importante della vecchia monarchia, un porto dove si passava alla propulsione aelica, dove viene perfezionato il siluro e tante altre cose. Naturalmente un porto che faceva gola a più di qualcuno, e in questi, dobbiamo ricordare appunto le incursioni che poi appunto Luigi Rizzo fece quasi sotto costa, si può dire, utilizzando lo stesso sistema che facevano gli inglesi del nord. Una delle grosse battaglie marinare, cioè, fu appunto quello dello Jutland. Qui era la stessa cosa, con appunto queste moto siluranti, chiamate MASS, che sembravano in realtà dei motoscafi che oggi chiameremmo di poi di veneziano, erano invece perfettamente attrezzati per fare di siluro, silenziare i motori e un obiettivo. Riuscivano ad infilarsi velocissimi in mezzo alle navi austriache in questo caso e a colpirle. Emblematico è stato nel 16 l'affondamento della Santo Stefano, che era la corazzata principale della marineria austro-ungarica al largo di Premuda, quella che è passata poi alla storia come la beffa di Bucari, anche se poi diciamo che è un altro episodio, ma l'affondamento poi della Santo Stefano è avvenuto veramente nel giro di pochissimi minuti. La battaglia si è svolta il 10 di giugno, che è rimasto poi la data della festa nazionale della Marina, in ricordo appunto dell'impresa di Luigi Rizzo. Eh beh, fu veramente una grande cosa, perché non era sicuramente facile, ecco, questo poco ma è sicuro. No, ma era un po', erano veramente, non so se chiamarli matti o che altro, perché riuscivano con questi MASS velocissimi a infilarsi proprio in mezzo alle navi austro-ungariche, lanciare i siluri e a scappare altrettanto velocemente. Ovviamente Per sopra il cui, fuoco amico che gli sparava addosso. certo. Per ricordare comunque altri episodi di Marina, anche se forse non sono tanto attinenti al tema, ricordo che nella nostra piccola isoletta santuario di Barbana, che si raggiunge solo in barca a mezz'ora di traghetto, ci sono degli ex voto di marinai gradesi che erano a bordo dell'Andrea Doria. Volevo solo ricordarvi anche questo episodio, anche se appunto magari. No, ma rimane comunque il fatto di essere, diciamo, un paese a vocazione, alta vocazione marinaria il nostro. Inutile
la nostra marina credo che non ha niente a che invidiare nessuno, neanche all'epoca insomma, eravamo all'altezza di fare qualcosa anche noi, tutto sommato. Certo. Quale fu la sua attività allora, principale? Guarda, nel porto di Trieste, tra l'altro, proprio lì vicino fu affondata un'altra nave austriaca che si chiamava Vienna, ma è il porto dove l'arsenale lavorava con circa 3.000 persone al giorno a metà 1800, ed è il porto dove appunto Josef Ressel, che era un ingegnere di padre tedesco e di madre ceca, cioè oggi si chiama Repubblica Ceca, sì, perfezionò appunto il siluro e poi addirittura la propulsione elica, per cui c'erano delle cose, era un porto all'avanguardia, certo, in questo senso. Si può dire che era il porto principale dell'impero austro-ungarico a questo punto, bisogna considerarlo così. E non dimentichiamo che Fiume, anche se oggi sulla carta geografica si chiama Rijeka, ma qui siamo abituati a chiamarli con i nomi in italiano, Fiume era il porto per il lato Ungheria, perché è più spostata nel Golfo del Quarnaro, per cui tanto Trieste era per la direttrice Lubiana-Vienna, tanto Fiume lo era per l'Ungheria. Ecco, vedi, queste sono quelle cose che noi diciamo sempre, che forse sui libri di storia non troveranno mai, ed è uno dei tanti tour che insieme, diciamo, con la Viaggio e Vedo, la Vacanze e con la tua agenzia possiamo portare a vedere, a conoscere ai nostri amici, e soprattutto dare un senso nuovo a questi ragazzi dopo 100 anni. Bene Roberta, certo. Allora io so che tu devi partire, perciò la prossima settimana non ci sentiremo, ti faccio i miei auguri allora. Grazie mille, sono in partenza per il congresso mondiale delle guide a Praga, pensa tu. Pensa che appunto, perciò allora ci raggiorneremo sicuramente al tuo ritorno, magari con qualche altra. Grazie ancora per aver partecipato. Grazie a voi. Ascolta il Piave e ci sentiremo allora al tuo ritorno. Ciao a tutti e grazie. Grazie a voi. Ciao. Allora, di nuovo insieme a Gianluigi su Radio Vacanze, dopo l'intervista a Roberta per l'Italia Ascolta il Piave. Come avete sentito, lei riesce da buona friulana a coinvolgere sia la parte marinara della sua regione che la parte invece che ha dato poi invece i teatri bellici della Grande Guerra. Ecco, riesce a mettere insieme tutto, e poi soprattutto da grande professionista segue anche i seminari, in particolar modo quello di quest'anno, anche loro nel convento delle guide parleranno della Grande Guerra, ci sarà anche loro da raccontarsi qualcosa. Dunque informazione, popoli, persone e poi soprattutto gente. Per quello che riguarda noi, abbiamo, come Viaggio e Vedo Radio Vacanze, abbiamo appunto creato l'evento per ricordare, per dare il nostro contributo alla conservazione della memoria e ai lavori di consolidamento del Sacrario degli Puglia. Abbiamo creato la Crociera del Centenario, che partirà il prossimo 24 ottobre da Venezia fino ad arrivare ad Istanbul, passando per Bari e poi ancora Dubrovnik e ancora Venezia, con qui l'escursione a Re di Puglia inclusa, chiaramente perché abbiamo voglia di poi andare a trovare questi ragazzi. E nella quota sono incluse anche una parte del ricavato va al Sacrario per i lavori di consolidamento. Dunque è un modo come un altro per raccontare, stare insieme, ma soprattutto non dimenticare nessuno. L'obiettivo principale è quello di raccogliere i fondi per questa opera importante, lavori di ristrutturazione. Bene, detto questo, vi voglio far sentire invece un carissimo amico, questa era anche la sorpresa di oggi, e Gennaro Salvato è un ufficiale della nostra fanteria, ovviamente nato appunto nel dopoguerra anche lui, e però ecco, vi parlerà lui da ufficiale fanteria la differenza delle truppe sotto il comando di Diaz e sotto il comando di Cadorna. Sentitelo, perché poi vi accorgerete che è un personaggio e soprattutto
a uno zio che conosciamo tutti. Il passo di Gennaro lo cantiamo tutti. Gennaro Salvato, ecco, ci racconta come questa la fanteria sotto Catorna e sotto Diaz. A te, Gennaro. Pronto? Pronto, Gennaro, buongiorno. Gianluigi, buongiorno. Di Vacanze, come va? Ciao, sì, bene, bene, dottori. Mi fa contiamo la sua persona come ufficiale di fanteria. Oggi ci racconterà un po' com'era la differenza tra le truppe, nostre truppe durante la Grande Guerra sotto il comando di Catorna e sotto il comando di Diaz, le differenze? Sì, le differenze sono anche tante, ti dirò che sono moltissime. Basterebbe andare su internet oppure a leggere i libri di storia scritti da Hemingway, addirittura da Ungaretti, le poesie di Ungaretti. Certo. Cadorna era uno di quelli molto bravo, secondo alcuni, dal punto di vista militare, perché aveva studiato, quindi ha fatto la scuola di guerra, era diventato generale, eccetera, eccetera. Però aveva un difetto, e il difetto era che gli mancava d'essere umano, ecco, l'umanità mancava, il contatto con la truppa. Tanto è vero che la sostituzione di Cadorna fu praticamente voluta dal re Vittorio Emanuele III, anche in base alle sollecitazioni dei comandi alleati, i quali avevano detto, proprio scritto francamente: noi siamo alleati, però dovete cambiare quel generale, riferendosi a Cadorna. A Cadorna, dunque ne sappiamo. L'arrivo e adesso di... perché presto detto, perché Cadorna aveva condotto le operazioni a Caporetto, perché tu devi sapere, la gente deve sapere alcune cose, perché sono importanti. Certo. Perché non era una guerra allora di professionisti, almeno per quanto riguarda la nostra parte. La nostra parte erano esercito di massa, erano contadini, operai, poeti, scrittori, gente che era stata presa da Lampedusa, dal sud, e portata al nord, al fronte. Non erano preparati per fare una guerra, capisci? Certo. E quindi non poteva considerarsi una guerra, erano solamente... Bisognava praticamente dire, gli ufficiali avrebbero dovuto comprendere gli uomini, invece cosa che non lo fecero, cioè si comportarono in modo tale da considerare gli uomini come fossero degli animali ammaestrati, pronti a scattare al loro comando. Invece non era così, doveva essere una questione più umana e psicologica da affrontare, capisci? Certo. Capisci? E adesso cosa potevano sapere i ragazzi della 99, della guerra? Non potevano sapere nulla delle battaglie, capisci? Certo. E allora il re, che era piemontese, tolse Cadorna, settentrionale come lui, e mise un napoletano, manco a farlo apposta, che poi manco a farlo apposta Armando Diaz che rimise, questo è simpatico, era nato nel 1861, ecco, vorrei che la gente in ascolto lo sapesse, che è l'anno della Unità d'Italia, che poi secondo me, poi lo spiego, non fu la vera Unità d'Italia, da una famiglia borbonica. Pareva quasi che il re Savoia volesse chiedere scusa ai Borboni per l'attacco fatto al Regno delle Due Sicilie, mettendo, battuta la mia, del resto tu sai perfettamente che io ho giurato fedeltà alla Repubblica, quindi sono italianissimo, ma sono partenopeo, quindi i miei trascorsi non li posso, capisci? No, infatti
E quindi mise questo napoletano di origine borbonica, il quale subito, perché il re, dicevano, i cani di battaglia li fanno i colonnelli di scuola di guerra, ma lontani dal fronte. Ma il nuovo comandante doveva occuparsi di altro, cioè del morale della truppa. E così fece. Allora, e così, così fece. Ce ne furono, sia ben chiaro, di generali molto, molto bravi. Però la differenza tra Cadorna e Diaz fu questa. Per altre cose, Cadorna fu considerato un omicida. Pensa che Cadorna praticamente faceva una specie di, come dire, questo sì, questo no, questo sì, questo no, questo sì, questo no. E li faceva fucilare, ne ha fucilati tanti Cadorna, ma tanti, anche Graziani li ha fucilati. Si racconta un episodio così, che mentre Graziani passava così, incontrò delle truppe italiane di artiglieria che venivano da fronte verso Coso, e un soldato lo salutò dimenticandosi la pipa in bocca. Allora Graziani si arrabbiò, fece bloccare la macchina, si arrabbiò. La gente che era presente lì se la prese col generale, disse: ma generale, il soldato non ha fatto nulla. E Graziani disse: i soldati sono miei e ne faccio quello che voglio. Lo prese, lo mise al muro e lo fece fucilare. Ora, ecco la differenza. Noi abbiamo perso tanti soldati in buona fede trattati da disertori. Certo, in buona fede, perché addirittura alcuni artiglieri, tu sei di artiglieria, quindi sì. Questa storia, il terzo Pastrengo la deve sapere, si erano rifugiati, ma non scappati, rifugiati in una grotta, perché il fuoco dell'artiglieria nostra li colpiva, si erano rifugiati in una grotta. Il comandante di questi uomini, pensando che fossero invece dei disertori, sai cosa fece? Li fece uccidere tutti, fino a quando un ufficiale si incazzò nero e ammazzò quell'ufficiale. Capito? Quindi, questo è importante, sapere di queste cose. E questo è importante. Invece con Armando Diaz le cose andarono molto bene. L'altro argomento che volevo dire con te, in questi pochi minuti che sono rimasti, è appunto la tua familiarità, la tua parentela invece con Amario, che è poi lo scrittore, il musichiere della è stato un prozio di mamma. Mia mamma si chiamava Giovanna Gaeta e di Amario si chiamava Giovanni Gaeta. Io lo incontrai quando ero alla Nunziatella, andai a fare visite, perché poi scoprì questo negli anni 52-53, e andai a trovarlo. Lui abitava in Galle Regina Elena, era un prozio. Ma la storia di tutto questo, lui era un postino, bene? Fu un postino. A un certo momento fu mandato alla nord a distribuire posta. Lui andò e distribuiva posta a Siago, non certamente alla fronte, non andavamo sull'Ortigara, però distribuiva la posta. E il 23 giugno, tu lo sai, poco dopo il termine della battaglia del solstizio, la famosa battaglia del solstizio su Piave, no? In seguito alla quale la resistenza italiana fu molto vivace e noi battemmo gli austriaci, quindi scrisse Rigetto i versi e la musica la leggenda del Piave. Tanto è vero che il generale Armando Diaz gli telegrafò per dirgli questo, ti dico questo, la tua canzone è servita a dare coraggio ai nostri soldati e ad aiutare lo sforzo bellico più di un generale. Gran bella questa cosa. Fu la frase. Ecco, e ti dico ancora una cosa, che per la leggenda del Piave
per un certo periodo di tempo fu considerata l'inno nazionale, no? Certamente. E De Gasperi voleva che l'inno nazionale fosse la leggenda del Piave, però gli mise una condizione. Io, disse De Gasperi, proporrò in Parlamento che la leggenda del Piave sia l'inno nazionale se lei mi scrive l'inno per la Democrazia Cristiana. E il mio prozio disse: caro De Gasperi, io non scrivo inni su commissione. E quindi la leggenda del Piave non restò l'inno nazionale. Allora, indubbiamente molto bello l'inno di Mameli, un giovane comunque si è vecchiato, ma questa la storia a volte è fatta di alcuni episodi anche di amici. Tanto è vero che il re lo chiamò per dargli un plauso e lui disse al re: guardi, ma sa, io sono repubblicano, hai capito? Ma il re disse: ma voi sei repubblicano, ma hai fatto molto per la nostra patria, hai capito? Quindi era un tipo così. E poi ha scritto tantissime canzoni napoletane, molto molto belle, è stato un grande lavoro. Di questo però ne torneremo a parlare un'altra volta. Io ti ringrazio. Ringrazio te. Io ho detto quello, una piccola spaccata d'Italia. E allora, sì, quello è vero. Mi servo di richiamarti sicuramente. Sì, ma io sono a tua completa disposizione e saluto te, il pubblico che ci ascolta. Grazie. Io ho solamente detto quello che so, ho studiato, perché sai, da ufficiale uno poi studia queste cose. Bene. Allora, un grande saluto a te, Gennaro, Gennaro Salvato, il nostro ufficiale di fanteria e nipote di A. Mario. Ciao, un abbraccio. Evviva il terzo pastringo. Grazie. Ciao Gianluigi, ciao, grazie, ciao. Una persona così splendida, nonostante appunto non sia più un ragazzo, ma lui 20 anni li ha sicuramente sempre nel cuore, ma con questa lucidità, con questo modo di raccontare da partenopeo, è stata veramente una scoperta anche per me. E mi ha fatto notare poi in tante conversazioni private che appunto molti di questi ragazzi, come diceva lui, che erano nati sotto il regno appunto dei Borboni, si ritrovarono poi a combattere per i Savoia e passarono il confine del Volturno, che era dello Stato Pontificio, appunto solo per andare in guerra, perché altrimenti non avrebbero mai visto quell'altra parte d'Italia che per cui andavano a combattere. Dunque quella fu veramente la guerra che unì non soltanto le regioni, ma unì anche gli italiani. Questo è il pensiero di Gennaro e francamente anche il mio, però lo trovo simpatico appunto che questa, al contrario di molti campanilismi, questa cosa dei ragazzi del sud che si spostano e si ritrovano in trincea magari appunto con i loro fratelli alpini, magari bergamaschi, magari dell'area del Trentino, insomma, ecco, me li voglio immaginare così come nella grande guerra di appunto con Alberto Sordi e il nostro Gassman. Ecco, quella è un po' più la cosa che vogliamo raccontare noi qui all'Italia Ascolta il Piave, ed è una cosa che a cui tengo molto ogni volta alla fine di questa carmesse che parla di episodi militari. Mi fa piacere che voi ascoltate la preghiera del soldato italiano, commentata da Arnaldo Foà. È una preghiera scritta nel 1915 e poi continuiamo a parlare della nostra trasmissione. Preghiera del soldato italiano. Signore e Dio degli eserciti, cui per dovere apparteniamo, purificaci d'ogni bruttura, perché in quest'ora d'odio selvaggio la nostra preghiera salga a te bianca, siccome quella dei nostri bambini. Guarda, Signore,
Noi non ci siamo schierati col forte a offesa del debole. Noi non eccita allo sterminio ambizione d'impero. Noi non vogliamo mettere a sacco e a fuoco le terre altrui. Ma le terre d'Italia sono fatte per noi. Tu ce le hai date. I nostri vecchi le han fatte libere, da giogo secolare a prezzo del loro sangue. E se venga il giorno che noi dobbiamo combattere, ovunque per esse, benedici, o Signore, le nostre armi, il nostro re, schiatta di valorosi e di santi, e dacci la vittoria, e dacci una rama d'ulivo per i nostri figliuoli, per le nostre donne, per la tomba dei nostri vecchi. Aprile 1915. Grande la prova del nostro Arnoldo Foà, niente da dire, quando veramente grande persona e soprattutto grande sentimento in questa due minuti in cui si rivolge a tutti i soldati italiani di oggi e di ieri, ma io la considero anche per quelli di oggi che fortunatamente vivono in un altro contesto ma sono impegnati in tanti teatri di operazioni non sempre facili, ricordiamoci appunto quello che stiamo vivendo tra la Siria e l'Unione Sovietica e gli altri teatri di fronte africani, non è sempre semplice, dove l'Italia è stata chiamata a fare la sua parte. Bene, ma tornando a noi, noi come sappiamo l'Italia Ascolta il Piave, Radio Vacanze, ospita sempre qualsiasi iniziativa e i microfoni sono aperti sempre a tutti. Chiunque vuole parlare delle sue attività per il centenario, perché abbiamo detto sempre che il Monte Poltrona non fa parte di questa trasmissione, ognuno deve fare la sua parte, ognuno racconta qualcosa e a noi ci fa veramente piacere quando ci contattano, come ha fatto Mario la settimana scorsa per presentare il calendario della sua crema e fino al centenario della Grande Guerra. Sentiamo com'è andata, l'abbiamo richiamata apposta per farci raccontare com'è stata la sua manifestazione. Mario. Buongiorno, il nostro ospite nella scorsa puntata dell'Italia Ascolta il Piave con la sua bellissima manifestazione, il calendario del centenario di crema. Ma com'è andata? Raccontaci. Innanzitutto grazie, ma ovviamente nonostante che nello stesso momento ci siano state azioni, devo dire che abbiamo raggiunto l'obiettivo. L'argomento è molto interessante, forse la volta il settimo calendario, naturalmente parla sempre di storia, ma questa volta durerà l'830esimo castello della redenzione, la grossa paura. In modo particolare qui tutto che hanno dato i cremasi alla guerra mondiale. E c'è stata molta partecipazione anche a livello storico, e soprattutto situazioni combattentiste, situazioni d'arma e tanti eventi di quali intervenuti raccontandomi alcuni loro fatti e chiedendo informazioni come si può avere contatti con istituzioni e dei propri parenti. Si è parlato anche del concetto del merito di guerra, per un discorso demografico non più ai diretti interessati, ma agli eredi. Ecco, in questo c'è già noi come Radio Vacanze, come Viaggio Vedo, siamo stati contattati dalla Regione Friuli Venezia Giulia e siamo iscritti per l'Albo d'Oro e possiamo dargli una mano noi. Questo non ne avevamo mai parlato, però la Viaggio Vedo ha questo riconoscimento dalla Military Historical Center del Friuli Venezia Giulia, perciò basta che scrivano per trovare la medaglia, perché la Regione Friuli Venezia Giulia ha messo a disposizione le medaglie per appunto l'Albo d'Oro per tutti gli eventi della Grande Guerra. La medaglia è dedicata ai parenti chiaramente, e la medaglia è completamente gratuita. Se te lo ridomandano, i tuoi concittadini possono rivolgersi anche a noi.
Certo, che è una cosa importante. Poi c'è stato un intervento di un ricercatore storico di Crema, in base a un lavoro di ricerca, ha stabilito che a tutti gli effetti la prima guerra della 15-18 va considerata come la quarta guerra di Nitteri. Lì, ragionando, la prima mondiale sono un con quello che c'è stato, sotto dell'Italia. Ecco, come c'è una ragionata, prendo il calendario, e è andato tutto bene, ecco, grazie a spazio che ci avete. Dicevo, chi vuole avere il calendario vi deve scrivere via mail, puoi ridare anche l'indirizzo, il sito web per ricevere. Certo, no, do il sito web o anche Facebook, al che poi vi rispondo, ecco, e che è il modo migliore per contattarci. D'accordo, ecco. Allora grazie ancora per aver tornato a raccontarci com'è andata. E ci sentiamo sicuramente le prossime settimane, che magari parleremo di altri argomenti, e restiamo a disposizione anche noi per chi ti ha contattato per sapere le informazioni sui propri parenti. Certo, ecco, va bene, grazie ancora. Ciao, grazie Mario, ancora. Grazie a te, buona giornata. Ciao. Altrettanto. Grandissima persona, Mario Cassi da Crema, e il sito lo trovate su Facebook come Gruppo Araldo Gruppo Culturale Cremasco. Guardate, è veramente una bravissima persona, e questo suo sforzo che anche lui, come tanti altri, ha lasciato il Monte Poltrona e ha fatto qualcosa. Questa è la nostra, il nostro spirito, ecco, di non fermarsi mai a scrivere soltanto mi piace, perché è importante. Anzi, voglio dirvi questo prima di chiudere e darvi appuntamento al prossimo mercoledì. Ricordate una cosa molto importante, specialmente chi frequenta i gruppi inerenti alla Grande Guerra: per far crescere la condivisione e la visione degli argomenti trattati su Facebook, bisogna, oltre al mi piace, condividerlo, scrivere due parole, magari sono d'accordo, e condividerlo sulla propria pagina. Questo darà sì che la visibilità sia vista a tutti, perché altrimenti rimane sempre in quel quadrino. Ricordatevi, commentate anche con tre parole, ma commentatelo e condividete quello che sono le immagini, le foto, il testo che vi piace. Ecco, come faremo noi alla fine della trasmissione, manteneremo su tutti le pagine, i gruppi Facebook che parlano della Grande Guerra, metteremo la trasmissione. La cosa importante è, se vi piace, volete condividerla, volete farla conoscere anche all'amico, ecco, condividetela sulla vostra pagina, scrivete mi piace, no? Condividetela e scrivete magari sotto vorrei partecipare, o qualsiasi parola, comunque tre parole, su, così si avrà maggiore possibilità di essere vista. Ma questo fatelo per tutte, ripeto, tutte le cose che trovate interessanti sulle pagine delle pagine Facebook e i gruppi della Grande Guerra, e se trovate degli articoli che trovate interessanti. Ricordate, l'importante è condividere, scrivere, non basta soltanto il mi piace. Bene, io voglio ancora ricordarvi la crociera del centenario, sono appunto le ultime 10 cabine da prendere, e vi farò appunto ricordo che sarà una cosa molto particolare, perché i fondi ricavati andranno al santuario del Sacrario delle Re di Puglia, e la crociera partirà il 24 di ottobre da Venezia, per poi tornarci il 31. Detto questo, vi ricordo appunto di che Radio Vacanze e l'Italia Ascolta il Piave tornerà insieme a voi il prossimo mercoledì. Intanto vi saluto, vi ringrazio, vi ricordo per essere stati con noi, vi ricordo che potete contattarci sempre allo 06 410 16 80 o allo 06 410 36 36, o mandate un sms al 320 46 87 503. Gianluigi, Alessandro e Piera di Radio Vacanze di Viaggio e Vedo vi danno appuntamento alla prossima puntata. Grazie ancora per essere stati con noi, un saluto a tutti e grazie ancora per averci ascoltato.